In tanti erano presenti e hanno applaudito con pieno consenso alla presentazione della cartolina del Pellegrino 2019, l'omaggio che viene fatto a tutti i pellegrini che transitano sul sentiero francescano tra Laverna, Gubbio e Assisi. Un'immagine di San Francesco che ammanzisce il lupo è il soggetto scelto dall'autore, ma l'opera di Mattia Pierini spicca soprattutto per il trionfo di colori che caratterizzano l'immagine, che ha favorevolmente colpito davvero tutti alla Sala Refettorio della Misericordia. Una versione dell'immagine del poverello in pop art davvero moderna e accattivante. Intanto è facile capire chi rappresenta, però quello che colpisce è questo trionfo di colori. Ecco, come ti sei ispirato? Beh, la mia ispirazione viene da correnti artistiche formate da vari artisti, come dicevo, del presente e del passato. E c'è tanta pop art, c'è arte contemporanea, però io vado a toccare, a alterare soprattutto il realismo, cioè rappresento quello che vedo, però lo altero completamente con l'inserimento di queste macchie di colori forti, potenti, vivaci, che danno quel tocco in più di soddisfazione proprio in me stesso all'opera. In fondo in questo sentiero arrivano da tutto il mondo, è un po' come se dicessi questo. Cioè, sì, è una grande soddisfazione aver fatto un'opera per questo progetto e quindi sono contento. Non resta che farlo anche, sì, da parte mia. Certo, sarà fatto. A rintrodurre l'incontro è stato il coordinatore della piccola accoglienza della diocesi, Simone Minelli, che ha anche preannunciato un 2019 molto impegnativo sul sentiero francescano dopo le oltre 5.300 credenziali già distribuite lo scorso anno. È la settima edizione, già 7 volte a Gubbio, è una cosa tanto importante. Arriverà tanta gente, dal sensori che noi abbiamo, da quello che abbiamo visto, dalle richieste che ci sono, arriverà tantissima gente in questo 2019. Già sappiamo che diocesi come Como e Reggio Emilia sono pronte per venire a Gubbio durante l'estate con i propri giovani. E quindi siamo pronti a allargare il cuore, a accogliere le persone in cammino sulla via di Francesco, in special modo la nostra diocesi di Gubbio. Ho detto con Mattia Pierini che questo trionfo di colori sembra quasi rappresentare il fatto che su questo sentiero venga gente da tutto il mondo, colori che si mescolano. È vero, è proprio vero. Abbiamo visto che nel 2018 le credenziali del Pellegrino sono arrivate da oltre 1.000 città in tutto il mondo e oltre 50 stati. Questo vuol dire che sta diventando un qualcosa rilevante in tutto il mondo. In tutti i 5 continenti abbiamo le persone che camminano nel nostro territorio. Il lavoro, ricordiamolo, della piccola accoglienza è importante, tutto volontariato, ma insomma vi prende sempre più tempo. Porta via sempre tempo, però abbiamo visto che ci sono tante persone che con il cuore dicono: abbiamo un po' di tempo libero, possiamo aiutarvi, e noi siamo felici di accogliere queste persone. Un piccolo lavoro, un piccolo spirito di squadra. Significati speciali ha focalizzato anche il vescovo Paolucci Bedini in questa immagine e in generale nel sempre crescente afflusso di pellegrini lungo la via di Francesco, in particolare nel tratto tra Gubbio e Assisi. Questa cartolina è sicuramente un segno di accoglienza, di benvenuto a chi passa per il sentiero di Francesco. Chiaramente il significato di un episodio come quello dell'ammansimento del lupo attraversa probabilmente la storia di tutti i pellegrini, laddove ci sono esperienze di divisione, quindi bisogno di riconciliazione, la fatica che abbiamo nel vivere il rapporto col creato, le cose che stanno succedendo anche a livello mondiale, fra le nazioni, fra i popoli, quante cose ci ricordano, no? Il grande bisogno che tutti abbiamo nella nostra storia di conoscere il segreto della riconciliazione. Il sentiero è un'occasione di ascoltarsi, di ascoltare, di ritornare in se stessi, di accorgersi anche di quanto il mondo ci offre e di quanto è possibile anche fare passi in avanti nella nostra esperienza. Credo che molti dei pellegrini che attraversano il sentiero vengano con motivazioni molto profonde, al di là che siano credenti o meno. Grandi motivazioni ce l'ha anche questo gruppo affiatato di giovani che animano l'accoglienza, la piccola accoglienza. Lei ha elogiato a chiare note il loro lavoro. Assolutamente sì, è un piccolo capolavoro, è un piccolo miracolo, perché trovare in una realtà ecclesiale un gruppo di ragazzi e ragazze, anche uomini e donne ormai, che con le loro famiglie hanno questa delicatezza, questa cura di chi attraversa non solo la città di Gubbio ma in qualche modo tutto il sentiero di Francesco, è
è encomiabile, ma è anche affascinante, perché ci dice come il contributo piccolo di tutti può permettere a molti di fare esperienze che altrimenti sarebbero difficili, complicate, esose. Il loro entusiasmo mi ha contagiato fin dall'inizio e mi auguro che possa diventare anche un'esperienza di servizio per molti altri. Tra i tanti impegni, riuscirà a rifare nel 2019 il sentiero di Francesco? Assolutamente, per me è un appuntamento, spero anche oltre più settembre, anche più volte all'anno, veramente, sì, ma è proprio in questi giorni lo dicevo, perché poi il sentiero durante l'anno si presenta con facce nuove, facce diverse, anche i colori, che, e anche la tipologia probabilmente di chi lo attraversa, no? Un conto è un grande gruppo, un conto sono poche persone. E io ricordo con grande gratitudine il primo che feci per arrivare a Gubbio, ma quello di quest'anno all'inizio di settembre è stato altrettanto un'esperienza molto molto bella.